Abbiamo tutti pregato, sperato e sofferto affinché tra i sopravvissuti ci fosse stato anche il suo nome. Purtroppo per gli errori dell'uomo 29 persone hanno perso la vita in quel maledetto hotel di Rigopiano, distrutto da un'enorme valanga. Tutto ciò poteva essere evitato solo se qualcuno avesse capito la gravità. Chiediamo giustizia per Alessandro, ma soprattutto per la sua famiglia, che ha dovuto affrontare e sopportare una sofferenza così atroce. Siamo tutti qui proprio per dimostrarvi la nostra vicinanza, perché Alessandro è il figlio, il fratello, il nipote, un amico di ognuno di noi. Il suo viso dolcissimo sarà sempre impresso nei nostri ricordi. Ciao Alessandro.